Nuovo video, nuova sfida che faccio a me stesso, con l'obbligatoria premessa. Preferite questa striscia marroncina, che è una sanguigna, oppure la sanguigna intesa come la matita sanguigna? Sì, sto per farlo. Disegnerò con una sanguigna, come fanno negli istituti artistici. Non l'ho adoperata quasi mai, l'ho adoperata solo quando ho finito l'istituto d'arte. E quindi mi cimento, svolgendo quasi gli stessi criteri del video precedente. E adesso vado a incominciare, facendo qualche personaggio dei miei. Stiamo a vedere come si evolve la cosa, va? Mettendo chiaramente il foglio a favore di camera. E ho deciso di adoperare la matita sanguigna. Io sono pronto, e voi? Per ammirare il risultato finale? Ebbene sì, ho scelto di fare una donna, una vera donna e non una animalessa, però il viso l'ho abbozzato senza fare troppi particolari. Una cosa diciamo aleatoria. La tecnica del... sì, è carina anche così. L'importante è che abbia naso, bocca, una parvenza di occhi e sopracciglia, almeno il cavo orbitale. Scusate.
Stamattina sono ispirato perché poi mi aspetterà la contemplazione di una mostra d'arte molto strana e interessante. Non so se però andarla a vedere stamattina o oggi. Vedrò come sono ispirato. L'ispirazione viene sempre dall'esterno. O dalle mostre che ho potuto vedere nel corso di questi anni, oppure delle cose che ho visto in TV o leggendole dai fumetti. Io sono un gran fagocitatore di fumetti, soprattutto di quelli che vedo al cinema. I giornaletti è un pezzo che non li leggo più. In televisione, quelle pochissime cose che ho visto non sono più di moda, quindi mi hanno sempre lasciato con la bocca amara. Le produzioni non sono più come quelle di una volta. O sono io che sono invecchiato troppo in fretta, o non c'è più niente che rispecchia i miei gusti. Chi può dire se c'è qualcosa che mi può conquistare come una volta? Ormai con i tempi che corrono, chissà mai cos'è più giusto da fare. Adeguarsi allo schifo o magari rivedere delle cose per mezzo di altre fonti, tipo internet, cavoli vari. Vabbè, non ci penso troppo, se no mi immalinconisco troppo. E pensiamo a proseguire questo disegno che adesso sto vedendone il risultato finale. Vediamo come viene facendo un po' di chiaroscuri con questo feltrino di carta arrotolata, perché di questo è composto questa cosa bianca che sto adoperando, però vedo che non sta sortendo i risultati sperati, neanche se intervengo con i polpastrelli. Vabbè, continuiamo a farlo con la stessa matita. Vabbè, la bravura sta in questo: cercare di fare una piccola tessitura, marcando di più e marcando di meno laddove è necessario che io intervenga. Premetto che io purtroppo sono un aborto nel disegnare figure umane. Almeno io ci ho tentato, e questo è il risultato finale. Vogliatemi bene, vi prego. E con questo vi posso salutare.